questa mattina dall'Antartide, ci siamo svegliati con l'apocalisse. Guardate in quota, sta nevicando. Wow. Oggi è l'undicesimo giorno qua ad Ushuaia. Questa mattina, come avete visto, ci siamo svegliati con la neve sui monti. Guardate che spettacolo! Ci sono 5 gradi, ma ora è il momento di ripartire, anche perché dobbiamo fare attenzione alle stagioni, in quanto se ce la prendiamo tra virgolette troppo comoda, qua inizierà a arrivare la neve, e con la moto non è proprio il massimo. Ora che non piove approfitto per togliere il telo alla moto, che dopo questa pioggia pazzesca è tornato come nuovo, e finalmente ragazzi si riparte in sella alla Tenerona, anche perché penso che la moto, con tutto il freddo che ha preso queste notti, non vede l'ora di riscaldarsi. Situazione vento pazzesca. Ho visto dall'app specifica per il vento, questa mattina raffiche fino a 110 km orari, nel pomeriggio dovrebbe scendere, quindi la situazione dovrebbe migliorare, ma sempre intorno agli 80-90 km orari. This is Patagonia. Esta è Patagonia. Fai il bravo, fai il bravo. Ecco, bravo, mettiti giù. Ora vediamo se parte, ma prima torniamo da Sara. Hola! Buen día! Questa è la nostra casina per i 10 giorni passati. Qua ci sono le scale sopra la camera, il bagno. In estremo disordine, ma ce ne stiamo andando. Raccoglieremo su tutto e si parte, nonostante il vento, nonostante la pioggia e la neve di questa mattina. Incrociamo le dita. L'altro giorno abbiamo anche lavato le tute in lavatrice, perché volevo fare un video dedicato, ma non abbiamo fatto in tempo. Il meteo di oggi l'avete visto, quindi non so cosa verrà fuori quel video, ma qualcosa ci inventeremo. Quando ci chiedete come avete fatto con i bagagli, ecco ragazzi, questa è tutta la nostra vita. Poi video pippone su queste sacche, perché secondo me molto funzionali. In questi 10 giorni abbiamo approfittato per lavare tutto il guardaroba. Ora andiamo che è tardissimo. Telo sistemato, ora lo aggancio al paramotore. Perfetto, così non si muove nulla ragazzi. Moto carica, Sara quasi pronta. Ora però bisogna uscire dal cancello, c'è un'auto che mi ostacola il passaggio, quindi penso che dovrò togliere le valigie laterali alla moto. Questo è il cancello. Se non ci fosse stata l'auto sarei saltato giù dal marciapiede. Ma non si può. Dobbiamo essere più sottili. Ci ha messo un po', ma è partita. Perfetto. Stavolta siamo pronti davvero.
¿Puede quedar un folleto? Sí, en español. Pero para que tengan el mapa, ¿sí? Está bien. Gracias. De nada. Gracias. Hasta luego. Ripio a quanto pare tranquillissimo, anche perché fino a 2 ore fa ha piovuto, quindi non c'è il polvo. Natura incontaminata. Ci sono tutti i passaggi, tutti i sentieri per poter esplorare l'interno del bosco a Los Castores. Alcune zone della Tierra del Fuego combattono con il coniglio europeo, importato dagli europei in questa zona, e con il castoro invece del Nord America, che hanno infestato insomma l'ambiente stravolgendo l'ecosistema. Siamo quasi arrivati, 600 metri alla Pattaya. Guardando l'ambiente circostante sembra impossibile che stamattina sia stato quel tempo da lupi. Credo che questa zona con i colori autunnali di marzo-aprile sia strepitosa. Addirittura gli autobus in esplorazione, non pensavamo fosse così tanto turistica. Ci sono dei GS targati Brasil. Non si può usare il drone. Eccola, a chi finalizza la ruta nazionale numero 3. Buenos Aires è a 3.079 km, l'Alaska a 17.848 km. Bisogna fare la fila per la foto. Per la differenza di temperatura, adesso il casco nei primissimi momenti si appanna, poi torna alla normalità. E in questo momento le temperature sono quelle invernali in Italia. Siamo sul rio La Pattaya. Stiamo avendo qualche piccolo problemino con il software della GoPro, in quanto per il freddo riconosce che le batterie sono scariche quando invece sono carichi. Per quanto riguarda il ripio per raggiungere Baia La Pattaya, lo potete controllare con i vostri occhi tranquillissimo. Strada battuta, pochissimo brecciolino, super super tranquillo. Un'info interessante che mi ha detto un tassista quando ci siamo fermati a fare la foto, mi ha detto: fai molta attenzione nei ponti. Ecco ragazzi, queste sono quelle situazioni che difficili, perché io andare indietro con la moto non me la sento attualmente, anche perché siamo in salita e la moto è pesantissima. Ok. Un'info interessante, un tassista quando ci ha visto arrivare con la moto si è affiancato e mi ha detto: sui ponti non puoi passare insieme a un'altra auto, i veicoli devono passare uno alla volta, altrimenti se ti vede il guardiaparco ti fa una multa salata. Mi ha fatto anche il simbolo di una montagna di soldi. Prevedo che l'autobus ce lo porteremo fino a Ushuaia. Se volete soggiornare all'interno del parco c'è quella bellissima struttura, non oso pensare quanto costi un pernottamento. Meglio non guardare. Se questi ponti sorreggono l'autobus, penso che anche il peso della Tenerona non ci dovrebbero essere problemi. Comunque sono affascinanti questi ponti in legno, non so perché mi fanno tanto overland. Baia La Pattaya è la fine della ruta 3, la fine di circa 3.080 km di strada. Qua dovrebbe esserci il treno del fin del mondo, come è scritto in questo cartello, una storia che non si detiene. Fa parte sempre del parco nazionale. Andiamo a vedere. Ah, eccolo qua. Francesco sta dicendo che l'uscita con questo treno era abbastanza costosa. Ferrocarril Austral Fueghino. Riprendiamo la via maestra direzione Toluín. L'uscita noi non la facciamo in trenino ma con la Tenerona. Per quanto riguarda invece il discorso paroli, se avete visto il video precedente dove ho cambiato i paroli da Pablo Moto, abbiamo messo un olio molto fluido, quindi le sospensioni risultano molto morbide. Sul ripio come questo ho notato che le asperità si sentono meno, quindi ne sono soddisfatto del risultato. Ora provo a vedere sull'asfalto se sento la moto meno reattiva e quindi magari
cariche ondeggia di più. Vedremo strada facendo. Diciamo anche che con una moto così carica in due persone è difficilissimo trovare il giusto assetto, però magari possiamo fare un confronto con l'assetto di prima e l'assetto attuale. Le nuvole che circondano le cime delle montagne che abbiamo davanti, un po' l'immagine che ci darà il Fitzroy, che aveva l'antico nome El Chalten, cioè montagna fumante, proprio perché era sempre costantemente immerso nelle nuvole. L'ingresso al parco è gratuito, all'ingresso vi danno una brochure con tutti i punti di interesse, quindi visita consigliata. Ci siamo lasciati il ripio alle spalle, ora si va. Il nuovo quartiere di Ushuaia, con le classiche e tipiche strutture in metallo ondulato che riveste proprio le abitazioni. Una vista sulla città di Ushuaia, sviluppatasi sulle pendici delle montagne. Arriva quasi fino alla fine del bosco, si vede proprio il taglio netto delle piante che hanno fatto per poter costruire. Le bandiere dell'Argentina e della región della Tierra del Fuego che sventolano al vento costante della regione. Quelle montagne che abbiamo di fronte erano la vista dalla nostra casina, quindi era rivolta verso di loro. Arrivavamo più volte qua a piedi per andare poi al porto, per fare le uscite e per conoscere il centro città. È la camminata lungomare. Questo parcheggio è spesso frequentato dagli overland con i mezzi a quattro ruote, quindi se voi camperisti venite ad Ushuaia già sapete che c'è un parcheggio riservato a voi per la notte e si trova lungo la strada costiera. Questi sono i baracchini dove abbiamo prenotato la nostra escursione e dove c'è anche il classico cartello dove ogni turista, a parte noi, fa la foto. Noi non l'abbiamo fatta perché non abbiamo avuto modo. L'altro giorno c'era una fila enorme di gente, poi un'altra volta pioveva e volevamo farla con gli abiti, insomma, da moto. Non è andata, l'abbiamo fatta all'entrata della città con le colonne, va bene così, ci basta. Però se volete si può fare in quella direzione. Il classico cartello in legno. Navi militari argentine, è infatti la sede dell'Armada Argentina, base navale. Magellano arrivò alla Tierra del Fuego nel 1520 e non fu interessante per nessuno fino a quando nel 1770 gli inglesi approdarono alle isole Falkland o Malvinas. Data la presenza sia degli inglesi che dei cileni, nel 1884 l'Argentina dichiarò Ushuaia parte del territorio argentino. In seguito ci furono attimi di estrema tensione, si sfiorò quasi la guerra tra Cile e Argentina nel 1978 e si arrivò a una suddivisione proprio della Tierra del Fuego tra i due stati che persiste ancora ora, nonostante non si siano ancora definitivamente accordati sulla proprietà di tre isole proprio dell'arcipelago della Tierra del Fuego. Questo è il nostro saluto a Ushuaia, sicuramente non verremo prestissimo a trovarla di nuovo. È una terra particolarmente inospitale, questo c'è da dirlo, molto affascinante per i primati che detiene. La città più a sud, nonostante ci siano Puerto Williams, Ushuaia è considerata vera città, per cui è comunque più a sud di tutte le altre località. Toluín, 100 km ora. Siamo arrivati con una pioggia battente 10 giorni fa, ce ne andiamo con un cielo più terso sicuramente, una temperatura bassa come era allora, nonostante siamo in piena estate nell'emisfero australe. Ecco le torri all'ingresso della città. Per un piccolo contrattempo, l'altra volta non abbiamo fatto una cosa che dovevamo fare, la facciamo ora. Andiamo a compiere questa missione. È il momento del nostro adesivo, ragazzi, fra un po' saranno anche online. Ci sarà finalmente posto anche per noi. Ma non è finita, attacchiamo anche l'adesivo del motoclub di Altamura, se lo meritano. Ci siamo vicini al di là del mondo, alla fin del mondo.
Eccoci qua, ci siamo anche noi. Gracias Ushuaia, hasta luego. Oh Tonio, non dire che non ti voglio bene. C'è un freddo assurdo, un vento pazzesco. A momenti il vento mi ribalda anche la moto. Tutto per attaccare il vostro adesivo. Però colgo l'occasione per salutarvi tutti, tutti. Grazie per la bellissima giornata passata ad Altamura. Grazie ragazzi. Guardate il vento. Guardate la Tenerona. Ok? Ci siamo. Si può ripartire col cuore in pace. Ora non ci si ferma più. Un'ora di strada. Vamos. Immagine bellissima col cielo quasi pulito. Torniamo al lago Fagnano dopo circa 10 giorni e lo troviamo in splendida forma. L'osteria è questa che vediamo qui sotto. Ci siamo passati l'altro giorno non consapevoli che ci saremmo tornati. Saremo qui solo una notte, per cui ci concediamo una cena stasera. Dopo 10 giorni in cui ha cucinato sempre sera. Ebbene sì. Più o meno bene, però ho cucinato sempre io. Tenerona parcheggiata. Bagagli anche, si va a cena. Qua sono le 9 di sera, sembra mezzogiorno. Siamo sul lago Fagnano, lago Fagnano, bellissimo. È freddissimo, ci sono circa 5 gradi ora. Rientriamo di fretta e ragazzi, ci si vede domani. Congelati.